Monte Ode, i resti dell'antico castello Ferreolo, i suoi silenziosi vicoli e le due antiche torri. Salisano, arroccato sulle pendici del monte, conserva ancora intatte le tracce del suo passato. Le prime testimonianze risalgono agli anni tra l'VIII ed il IX secolo, trascritte nei documenti dell'abbazia di Farfa. Si fa anche menzione di un fundus Salisanus, che probabilmente corrispondeva all'attuale colle su cui insiste l'odierno centro storico del borgo. Entriamo a Salisano da una delle porte che costituivano l'antico accesso al borgo. Saliamo percorrendo le vie del centro storico. Questi resti di mura appartengono al Castellum, che nel 953 appartenne ad Adenulfo ed Aza. Probabilmente, in quel tempo, Salisano aveva le caratteristiche di un casale, una curtis, cioè costituita da case raggruppate attorno alla chiesa di San Pietro. In seguito, il castello venne diviso in tre contrade in base al numero delle strade. Contrada della strada diritta, contrada della strada dei ponti, attuale via degli Archi, e contrada strada del Fico, ora via Regina Elena. Caratteristica a tale proposito è via degli Archi, proprio per la presenza di numerosi ponti che collegavano le case separate dal vicolo. Percorrendo le vie del centro storico si arriva alla piazza centrale del paese, dove si trova il palazzo del comune. La chiesa di San Pietro e l'antico castello, oggi completamente ristrutturato e adibito ad abitazione. Bellissimi sono gli scorci delle numerose stradine presenti a Salisano, come il vicolo che conserva ancora il vecchio soffitto in legno della casa a ponte. Il 20 ottobre 1531 il cardinale Francesco Orsini di Aragona diede a Galiotto Ferreolo il feudo di Salisano. Galiotto, allora, fece edificare fuori dalla porta del colle un imponente palazzo munito di un bastione triangolare. Il Ferreolo poi rimase feudatario fino al 1542. Dopo alterne vicende, i cittadini di Salisano rimasero senza i loro signori e chiesero al governatore di Roma di decretare il Papa sovrano e giudice della comunità. Fu così che il governatore di Roma ordinò agli abitanti di abbattere la Rocca dei Ferreolo. La cosa fu fatta il 7 dicembre 1545 ed oggi ne rimangono ormai solo i resti del grosso sperone e le basi dei due torrioni circolari. Su un'altura circondata da due fiumi rimangono i resti silenziosi di diversi edifici oltre a una torre, tra cui un edificio a due piani con frantoio e macine. È il castello medievale di Rocca Baldesca, che fu probabilmente l'avamposto di guardia prima che Salisano divenisse anch'esso castello nel 1050. Se ne parla nelle fonti dal 1300, ma è sicuramente più antico. Fondato nel V secolo dai Tebaldi, da cui prende il nome, nel 1200 fu munito di un'imponente torre a pianta pentagonale e fu ripopolato fino al 1400 quando, a causa dei briganti, gli abitanti di Rocca Baldesca chiesero ai massari di Salisano di trasferirsi nel loro castello, abbandonando il sito. E si fa sera nelle valli e i boschi della Sabina. Continuiamo il nostro viaggio alla scoperta dei segreti di questi luoghi incontaminati, dove ogni luogo sussurra storie e leggende antiche, canti perduti nel tempo e voci lontane.